l'economia circolare per noi prima di tutto parte dall'aspetto produttivo, ma non è sufficiente, perché sì, abbiamo uno stabilimento dove facciamo birra, ma la filiera è molto più lunga. Per capire cosa fare, come migliorare, da anni stiamo lavorando e abbiamo lo studio del ciclo di vita del prodotto. Uno studio noiosissimo ma con risultati fondamentali, che analizza quante risorse e che impatti hanno i prodotti da quando si coltiva la materia prima, per noi ad esempio l'orzo, oppure quando estraiamo l'acqua dalla fonte, fino allo smaltimento dei rifiuti dopo che la birra è uscita dal birrificio ed è andata nei punti vendita, voi l'avete comprata oppure nei locali. È un lavoro lunghissimo ma che raccoglie tanti dati importanti. Ad esempio, grazie a questi dati sappiamo che il fusto in plastica che noi utilizziamo oggi per la produzione per la distribuzione della birra produce in tutto il ciclo di vita 6 kg di rifiuti, la bottiglia di vetro ne produce 29. Questo ci permette di capire dove lavorare, dove migliorare e dove continuamente investire le nostre attenzioni. Questo significa migliorare continuativamente e ad esempio, sapete cos'è questo? Questo è l'ultimo passaggio, stiamo lavorando su come rendere il fusto ancora più riciclabile e rinnovabile e questo è quello che rimane di un fusto in plastica una volta che viene granulato. Questo è il passaggio necessario per poter essere rilavorato e ridargli nuova vita. È un lavoro continuo, è un lavoro su cui tutti siamo impegnati, su cui tutta l'azienda è impegnata, ma su cui tutti i consumatori soprattutto sono impegnati, perché gli stimoli che arrivano da loro ci aiutano ulteriormente a migliorare. Grazie.